questo è l'oro bianco. Questo per 2000 anni è stato più prezioso dell'oro, il sale, il sale. Il mondo ruotava attorno al sale, per il sale sono scoppiate delle guerre, sono cadute teste coronate. Siamo a Margherita di Savoia, alle saline forse più grandi d'Europa. 20 chilometri quadrati, una storia antichissima. Viste dall'alto, dall'elicottero, queste saline sono davvero un incredibile, imponente spettacolo. Una serie ininterrotta di grandi vasche in cui entra l'acqua del mare. E poi queste grandi montagne, i trenini che scaricano continuamente il sale e gli escavatori che invece svuotano le montagne. Un lavoro che, vi ripeto, dura da epoca immemorabile. Ma prima di continuare a parlare delle saline di Margherita di Savoia, vi voglio descrivere il grande spettacolo che abbiamo vissuto dall'elicottero. E questa è ovviamente anche una grande oasi naturale. E vi voglio raccontare un incontro ravvicinato con i fenicotteri rosa, che qui sono tornati dopo un secolo di assenza. Ma quella che è una scena sicuramente eccezionale, probabilmente unica, è stata l'immagine di un asilo in trasferimento. C'è un gruppo di 30-40 pulcini di fenicotteri raggruppati fitti fitti e scortati dalle loro due maestre, dalle custodi, dalle maestre di questo asilo. Allora, come funziona il sistema delle saline? Le saline sono a un livello più basso rispetto al mare, quindi il mare ovviamente per forza di gravità entra nelle saline, entra nelle prime grandi vasche e comincia a evaporare. Mano a mano che evapora, con un sistema di chiuse, l'acqua viene trasferita in vasche successive, fino ad arrivare alle ultimissime vasche, che sono queste qui attorno, accanto al cuore pulsante, al centro della salina, che è dove mi trovo, e lì diventa vero e proprio sale. Antichissime queste saline, vi dicevo, ci sono tracce fin dal VI secolo a.C., qui davanti sono stati trovati tanti reperti archeologici che provano la presenza dell'uomo da secoli e secoli, e con il sale si possono fare cose straordinarie. Guardate qui, basta un'anima di legno, eccola qui, ricoperta di sale, viene bagnata, viene lasciata asciugare e poi forma questi cristalli davvero bellissimi. Però il sale ha anche, quest'acqua così carica di sodio, così carica di minerali, ha anche delle straordinarie qualità terapeutiche, di cui ora parleremo. Ecco, vedete, quelle sono proprio le saracinesche che, una volta aperte, fanno passare l'acqua del mare da una vasca all'altra. Ci sono dei documenti che dimostrano che non solo le acque servono per curare tante malattie, malattie soprattutto respiratorie se viene inalata l'acqua polverizzata, ma addirittura nel 500 veniva ritenuto che il sale potesse dare maggiore vigore agli uomini. Allora le donne salavano i loro mariti nella speranza di dargli appunto vigore. Poi l'acqua, passando da una vasca all'altra, rilascia un materiale che è prima in sospensione e che si deposita sul fondo diventando limo, fango. Un fango che ovviamente è super ricco di minerali. Eccolo qua, è questo qua. Ovviamente questo fango e l'acqua vengono utilizzati per le cure termali. Dicono che se si spalma questo fango in faccia, la pelle diventa quella di un bambino. E io ovviamente voglio tentare, no? Ecco, guardate. Oh, poi naturalmente, siccome ci vuole del tempo per vederne gli effetti, nelle prossime puntate vi farò sapere
Intanto adesso devo salire in elicottero per il gran finale.